Questo lavoro non fa che peggiorare. Cosa rende diversa la ragazza? Sospetto che abbia a che fare più con ciò che non è che con ciò che è. Una piccola parte di lei rimane nel posto da cui è venuta. A quanto pare all'universo non piace mescolare troppo le carte. La biblioteca. Porca vacca. Va bene. Posso farcela. Ehi, piantala! Vuoi piantarla? La vuoi piantare? Non sono qui per farti del male. Chi sei? Mi chiamo DeWitt. Sono un amico. Sono venuto per portarti via di qui. Sei reale? Abbastanza reale. Sta arrivando. Devi andare. Perché? Non ti conviene essere qui quando arriva. Solo un minuto, mi sto vestendo. Posso portarti via. Non c'è via d'uscita, credimi. Basta, sei troppo impaziente, basta così. E con questa? Di che si tratta? Questa è la via d'uscita, no? Ma che stai... Dammela. È un'uscita! Forza, da questa parte! No! È il suo lavoro tenermi rinchiusa quassù! Questo lo vedremo! Chi sei? Perché sei venuto qui? Da questa parte, forza! Aspetta! Presto! No! Chiama l'ascensore! Cosa? Premi il pulsante! Osservando tutto questo tempo, perché mi hanno messo qui dentro? Cosa sono? Sei la ragazza che se ne va da questa torre. Dobbiamo muoverci! Sta facendo a pezzi l'edificio! Di qua! Attenta, Elizabeth! Il mio nome! Non ora!
Spostati, provo io. Dove andiamo? Su! Cosa volete fare di lei? Avevamo un accordo, DeWitt. Cosa volete farne di lei? Apra questa porta! Immediatamente! Volete fa... Anna! Anna! Anna. Anna. No, sono io. Elizabeth. Stai bene? Dove sono? Di nuovo tra i vivi. Ecco, lascia che... Sto bene. Sei quasi annegato, hai bisogno... Ho detto che sto bene. Dammi soltanto un minuto. La senti? È musica. Va, io ho solo bisogno di... Ok, farò in fretta. Farò in fretta, DeWitt. Hai visto una ragazza? Gonna Blue, no? No, ma sono senza accompagnatore se stai cercando compagnia. Il profeta saprà anche come va a finire la sua biografia, ma io non riesco a pensare come iniziarla. A parte le storie da bambini che ti spacciano alla sala degli eroi, qualsiasi cosa precedente al battesimo è stata, e cito testualmente,
lasciata sulla riva. Ehi, sto cercando una ragazza. Ma le 30 pagine le riempirò rimaneggiando le scritture. Il profeta saprà anche come va a finire la sua biografia. Potrebbe portarci via di qui. Ma io non riesco a pensare come iniziarla. A parte le storie da bambini che ti spacciano alla sala degli eroi, qualsiasi cosa precedente al battesimo è stata, e cito testualmente, lasciata sulla riva. Urleranno al plagio, ma le prime 30 pagine le riempirò rimaneggiando le scritture. Tutto truccato. Voglio solo la giusta paga per un giorno di onesto lavoro. Stanno cambiando. La gente non sta più al suo posto. Non me ne parlare. Un orientale mi ha fermata per strada e mi ha chiesto l'ora. Come se niente fosse. Ci vorrebbe una legge. Credo che ci sia. Forse dovremmo andare a fare una passeggiata lungo la riva. Non ho intenzione di camminare con te. Hai una certa reputazione. Cervello di un bambino. Sai, conosco un tizio che può, come dire, occuparsi del problema. Vilma! Beh, o quello o la vergogna per la tua famiglia. Immagino che sia una situazione in cui perdi comunque vada. Destra! Sinistra! Ora i salti! Salto! 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 Toccare i piedi! Due! Tre! Torsioni! Destra! Sinistra! Destra! Sinistra! Ora i salti! Salto! 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 Maledetti idioti! Salto. Dovremmo lasciarli annegare! Sentire la mandria! Beh, è un approccio davvero darwinista! Che intendi dire? Darwin! Charles Darwin! Sinistra. Ehi! Abbassa la voce! Sinistra! Ora i salti! Due! Vedo che mia moglie ha paura! Ma non so come fare per consolarla! Comstock si occuperà dei Vox. Se dice di avere un piano, allora ha un piano. Ci ha mai deluso in passato?